Ciao! Oggi vi faccio vedere come trasferire un'immagine, una foto di nostra scelta su una tazza in ceramica. Abbiamo bisogno di pochi prodotti, ma indispensabili. Il prodotto per plastificare le immagini e soprattutto il prodotto per incollare le immagini sulla ceramica che tiene al lavaggio. Le fotocopie devono essere stampate con una fotocopiatrice laser. Prima di iniziare, leggere sempre molto bene quello che dice il fornitore. Iniziamo a fare i vari passaggi con il Transkrill. Importante è lasciare sempre un margine intorno alle foto. Se non abbiamo abbastanza margine, possiamo mettere sotto un foglio di carta. Il fornitore dice di strati di farne 3. Io ne faccio 6, così ho una pellicola bella spessa. E lasciamo asciugare 20 minuti. Questo prodotto prende i pigmenti della fotocopia e per quello che è importante che sia una fotocopia stampata con una stampante laser e l'incrosta in una pellicola trasparente di plastica. Mi raccomando, non caricate troppo il pennello di prodotto, bisogna stenderlo bene. Abbiamo fatto il sesto passaggio in diagonale e adesso lasciamo asciugare bene 24 ore. Dopo 24 ore possiamo procedere a togliere la carta dietro. Mi raccomando, usate un soffino a 5 tone. Io ho un bel pennellino spugna, però non è indispensabile. Potete usare semplicemente le mani. L'acqua penetri nella carta per 5 minuti e poi andiamo a toglierla. Molto delicatamente procediamo a togliere la carta. Se non avete il pennello spugna, si può fare semplicemente con le mani. Capite perché bisogna tenere i bordi di carta sulle foto. Lasciate asciugare l'immagine su un tessuto in cotone. Avete visto come è diventata trasparente? Questa procedura di togliere la carta dietro può essere ripetuta diverse volte. L'importante è sempre essere molto molto delicati. Le nostre immagini sono pronte, però abbiamo bisogno di un prodotto indispensabile. Il medium per porcellana e mi raccomando sempre leggere bene le istruzioni del prodotto.
volta che abbiamo finito di incollare la foto, potete pulire il bordo con un cotton fioc inumidito. Dopo un paio d'ore posso continuare il mio lavoro. Lasciamo asciugare minimo 24 ore. E adesso l'ultima tappa. Ho stampato questa scritta. Così la mia tazza è proprio personalizzata. Con un po' di scotch fisso il tutto. Se non vi sentite di fare le scritte a mano libera, abbiamo la carta carbone, che serve sempre. Iniziamo dalla parte più facile. Viro bella appuntita. Ecco qua. Possiamo togliere. Possiamo farlo anche a mano libera. Potevamo scrivere portoricanati o la data anche qui, sarebbe stato originale. Ma adesso lasciamo asciugare come dice il fornitore. Procediamo con la cottura. Questa procedura ci permette di poterla poi lavare. Naturalmente avevo già controllato all'inizio la temperatura e il tempo di cottura richiesto dai due prodotti. Spegniamo il forno e la lasciamo raffreddare. Sono proprio contenta del risultato. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto a prestissimo. Ciao!